Archegos, probabilmente un nome che non dice nulla alla gran parte degli ascoltatori, ma posso dire che fino a pochissimi giorni fa a conoscerlo erano davvero in pochi. Si tratta di un hedge fund. Come tutti voi sapete, da noi il termine hedge fund viene tradotto con fondo speculativo, anche se nella realtà in inglese la parola hedge significa siepe. E appunto viene utilizzata questa parola siepe perché così richiama alla mente tanto qualche cosa di variamente composito, diciamo così, ma poi soprattutto qualche cosa che funge come barriera. Ma si può anche pensare che così non solo tradurre il termine hedge fund con fondo speculativo non sia corretto, ma sia addirittura quasi fuorviante. In ambito finanziario, infatti, l'hedge è una copertura e quindi una strategia difensiva, perché il termine copertura naturalmente sottintende copertura da un rischio. L'esempio più classico, diciamo, è la copertura dal rischio cambio. Usciamo un attimo così dal campo finanziario per entrare in quello economico e facciamo un esempio così per rendere il tutto più chiaro. Supponiamo di essere un imprenditore che importa merce dagli Stati Uniti e quindi concordiamo con l'esportatore statunitense un prezzo in dollari, perché naturalmente chi vende vuole incassare quanto pattuito nella sua moneta. Cioè, insomma, non vuole avere rischio di cambio. L'importatore, certo, se paga subito, immediatamente, ok, allora viene immediatamente stabilito, si sa in quel momento qual è il cambio e quindi, vabbè, così non ci sarebbero problemi. Ma supponiamo che appunto io, imprenditore italiano, chieda all'esportatore statunitense una dilazione di pagamento, ipotizziamo di 3 mesi, ossia dovrò pagare la merce acquistata fra 3 mesi. Per me è un grande vantaggio, insomma, perché magari fra 3 mesi potrei già aver venduto la merce importata e quindi pagare con i soldi incassati appunto dalla vendita. Però, contemporaneamente, potrei avere un problema. Magari infatti fra 3 mesi il dollaro potrebbe apprezzarsi nei confronti del mio euro e quindi io mi troverei a pagare di più l'importazione proprio per il cambio sfavorevole. E ciò naturalmente potrebbe quindi andare ad intaccare il guadagno che ho ottenuto. Ebbene, in un caso simile, io potrei quindi trovare opportuno applicare delle tecniche di hedging, ossia fare delle operazioni di copertura che mi permettano di sterilizzare, si usa così questo termine in gergo, sterilizzare il cambio. Ovviamente in questo caso il cambio euro-dollaro. Le stesse tecniche vengono applicate anche in ambito finanziario. Molti fondi di investimento che infatti investono su mercati stranieri, certo, così si espongono anche appunto al rischio di cambio. Perciò vengono a volte utilizzate delle tecniche di hedging, appunto, proprio per ridurre notevolmente il rischio di cambio. Dico ridurre notevolmente e non azzerare, perché comunque queste tecniche non è che siano gratuite, quindi comunque hanno un costo, anche se, vabbè, è abbastanza limitato. E allora viene da domandarci perché traduciamo hedge fund con fondo speculativo, se nella realtà questi fondi invece adottano tecniche di copertura? Beh, la risposta è che, al di là dell'esempio appunto che ho fatto dell'import-export dell'Europa-Stati Uniti, ossia euro-dollaro, l'hedge fund opera in maniera speculativa perché
poiché essenzialmente è un fondo che cerca di ottenere un rendimento positivo in qualsiasi fase di mercato. Voi direte bene, no? Cioè, cosa possiamo pretendere di meglio? Sarei più propenso a far gestire i miei risparmi a un fondo che ha come scopo quello di ottenere un rendimento positivo in qualsiasi fase di mercato. Ossia, non solo in un mercato che tendenzialmente risulti rialzista, ma anche in un mercato che tendenzialmente risulti ribassista. E chiaramente è qui il fatto, e non potrebbe essere diversamente. Io posso ottenere un rendimento positivo in qualsiasi fase di mercato, solo in un caso, accettando un maggior rischio. È ovvio, se così non fosse, infatti, guadagneremmo sempre, insomma, avremmo la manna che, come tutti sappiamo, è scesa solo una volta dal cielo. Se io cerco di ottenere un rendimento positivo in qualsiasi fase di mercato, devo necessariamente tener conto che potrei anche ottenere un rendimento negativo in qualsiasi fase di mercato. Questo ovviamente è il risvolto della medaglia. Sappiate, carissimi ascoltatori, che la finanza ha anche degli aspetti molto belli. E quello che secondo me è la cosa più bella della finanza è che in un mercato che funziona, perché ovviamente dobbiamo escludere che troviamo in un mercato distorto, comunque, dicevo, in un mercato che funziona, nel campo finanziario è sempre vera il rapporto rischio-investimento, rischio-rendimento. È sempre valido. Questo è il bello della finanza. Chi vi parla solo di rendimento, senza quindi prospettarvi i rischi, vi sta imbrogliando. Ed io aggiungo che una persona che si fa bindolare credendo che ci possano essere dei rendimenti senza rischi, insomma, perlomeno un ingenuo, ecco. Quindi, chi gestisce un hedge fund cerca di essere rialzista quando il mercato tende a salire e ribassista quando tende a scendere, ma naturalmente si espone a due rischi. E ossia quello di essere rialzista quando invece il mercato scende e di essere ribassista quando invece il mercato sale. Per questo ci possono essere degli hedge fund che falliscono anche in periodi come quello appunto che stiamo vivendo, con le borse che alcune borse diciamo che sono proprio sui massimi storici. E qua cito non solo Wall Street, oramai più volte citata, ma soprattutto Francoforte. Guardate che l'indice di riferimento della borsa tedesca, il DAX 30, ha proprio oggi traguardato un livello storico, ma assolutamente stratosferico, quello dei 15.000 punti. Vabbè, comunque, proseguiamo con i nostri hedge fund. Ripeto, questo sono i rischi degli hedge fund, ma ce ne sono degli altri, eh sì, perché non si limitano al rischio del cosiddetto rischio mercato. Gli hedge fund, infatti, spesso operano a leva. Ciò significa che il rendimento, e quindi attenzione, è qui il fatto, anche le eventuali perdite vengono moltiplicate rispetto al capitale investito. Da qui, quindi, il dire che sono a leva, sono moltiplicate. Moltiplicati i guadagni, moltiplicati le perdite. E allora,
siamo arrivati al dunque, cioè gli hedge fund effettivamente ci fanno correre un rischio superiore, certo, ma non è neanche finito qui perché oltretutto spesso l'hedge fund non raccoglie fondi sul mercato, ma se li fa prestare dalle banche. E allora qua arriviamo alla nostra Archegos. Il fondo Archegos probabilmente gestito in maniera, insomma, eccessivamente aggressiva, questo è molto probabile che sia stato così. Il fondo Archegos, dicevo, è fallito, il crack fra i 20 e i 30 miliardi di dollari. Chi ha colpito? Ha colpito in particolare le banche che hanno prestato questi soldi. E fra le banche che hanno prestato questi soldi, in particolare due, la Svizzera Credit Suisse e la giapponese Nomura. Credit Suisse ieri ha perso in borsa il 13,79% e oggi è scesa di un altro 3,07%. Nomura ha perso ieri il 16,12% e oggi un ulteriore 1,93%. Insomma, è evidente che almeno per queste due banche, insomma, la botta è stata forte. Però sono riuscite a scamparla le banche americane. Oggi era una giornata importante per le borse di tutto il mondo perché chiaramente tutti stavano a vedere se quello che era accaduto ieri, diciamo, non avesse avuto poi quello che in gergo viene chiamato effetto domino, insomma. In effetti il rischio c'è. È inutile negarcelo. È chiaro qui che i primi segnali, diciamo, naturalmente questi sia in senso positivo che negativo, però arrivano da coloro che assumono maggiori rischi. Insomma, anche nel 2007-2008 sono stati i fallimenti di alcuni hedge fund i primi segnali di una crisi finanziaria che sappiamo poi dopo aver intaccato l'intero sistema bancario mondiale. Oggi, insomma, tutti hanno cercato di tranquillizzare i mercati, insomma, minimizzando l'accaduto, ma insomma, personalmente io non sottovaluterei quello che è successo. Da ieri, naturalmente, i mezzi di comunicazione si sono scagliati contro il signor Wang, gestore del fondo Archegos, che nella migliore delle ipotesi viene definito un rider, ossia uno sfrontato speculatore, ecco. Ovviamente in questi casi è necessario sminuire l'accaduto perché i media cosa fanno? Fanno di tutto affinché non venga interpretato come un segnale negativo per i mercati. Occorre quindi attribuire tutta la colpa a questo tipo sfacciato, questo odioso speculatore. Auguriamoci che sia così, purtroppo però temo che questo possa solo essere un primo segnale, un primo avvertimento.